Flashpoint. L'occhio sulla città. Da Radio Flash. Venerdì 18 dicembre è stata inaugurata presso i Granai di Villa Mimbelli la mostra di Mario Madiai, che presenta opere dal 1962 al 2015. Abbiamo ascoltato innanzitutto la direttrice del Museo Fattori, Francesca Giampaolo. Importante questa di Madiai. Sì, è una mostra importante. Intanto è la prima volta che il Comune di Livorno dedica una mostra a questo artista contemporaneo, comunque molto conosciuto, molto amato dai livornesi al pari di Natali, e quindi questa amministrazione ha deciso di rendere omaggio a un artista che comunque ha un'attività quarantennale, perché la mostra in realtà parte dagli esordi dell'attività dell'artista dagli anni 60 fino ad arrivare ai giorni d'oggi. Naturalmente è una selezione molto accurata, perché gli spazi espositivi non sono molti e quindi l'artista stesso ha curato proprio la selezione delle opere che voleva esporre. Per quanto riguarda il percorso, a me piace molto, trovo che, cioè, si vede proprio una diversità nella sua carriera artistica, quindi proprio di temi che affronta, di stili anche, quindi e c'è proprio una diversità fino ad arrivare ad oggi, con un'arte un pochino più astratta, mentre all'inizio era più sul figurativo. Quindi insomma è interessante anche proprio vedere lo sviluppo artistico. Fino a quando ci sarà? La mostra inaugura oggi fino al 17 gennaio, con apertura venerdì, sabato e domenica, però sarà aperta osservando lo stesso orario del museo, quindi 10, 13, 16, 17. Ed abbiamo ascoltato lo stesso Mario Madiai. La prima nel 63 alla Casa della Cultura, avevo 19 anni. Poi nel 71, sempre alla Casa della Cultura, una mostra che era intitolata Madiai come Livorno, dedicata alla città, anche se non sono livornese. Mi sono sempre sentito livornese, anche se sono nato a Siena, perché sono nato nel periodo di guerra, periodo dello sfollamento, quindi avevo un nonno che era di Roccastrada e sono finito là, ecco perché sono senese di nascita. Comunque, però questa è una mostra che, diciamo, ha curato proprio lei la selezione. La curatrice della mostra è la signora Patrizia Turini. Si comincia con, diciamo, gli anni 60. Sì, uno dei primi quadri che ho rintracciato è quel quadro là, quello del 62. Cioè, ha cominciato, diciamo, con l'astratto. Ma io ho sempre giocato tra l'astratto e figura, cioè da ragazzino disegnavo, facevo le copie di Fragonard, di Michelangelo, i grandi artisti del passato, quindi ho sempre frequentato il disegno, sempre tenuto la mano allenata a disegnare. Ho cominciato a frequentare l'Istituto d'Arte a Lucca. Il mio maestro è stato anche, ho visto giù ci sono delle sculture di De Angeli, che per 6 anni l'ho avuto come insegnante di plastica. Comunque è soddisfatto di come è venuta la mostra? Sì, molto colore, vedi? Colore, tanti quadri, tanti periodi, tanti momenti, tante emozioni, voglio dire, c'è un po' tutto il mio percorso, anche se fosse stata più grande, dico. Ed ascoltiamo adesso la curatrice, appunto, della mostra, Patrizia Turini. Abbiamo avuto purtroppo una limitazione di spazio, perché quando siamo andati a fare una ricerca, partendo dagli inizi delle prime opere, ci siamo trovati di fronte a una produzione veramente enorme, ma le sto parlando di migliaia di quadri. Quindi fare una selezione per entrare qua dentro è stato veramente un esercizio di severità veramente forte. E anche poi, dopo aver fatto il catalogo, quando siamo venuti ad allestire, alcune piccole ripuliture abbiamo dovuto farle. Certo, avessimo avuto a disposizione uno spazio 4 volte tanto, avremmo potuto. Però noi vogliamo lanciare alla città di Livorno o agli appassionati dell'arte in generale un messaggio, che è questo: questa mostra è una prova generale per noi, la vogliamo considerare una prova generale per arrivare a catalogare, a ritrovare, a ricercare
non dico tutta l'opera perché è monumentale, però insomma abbastanza cose, in modo da arrivare nell'arco di 2-3 anni a poter veramente fare il punto su quasi tutta la produzione artistica di Madiai. È un progetto molto ambizioso, è un progetto che richiede molto tempo, però crediamo che la maturità dell'artista, la sua grandezza, il suo valore, ormai senza dubbio e discussione, è riconosciuto da tutta la critica internazionale, possa anche a questo punto portarci a realizzare questo obiettivo, che appunto è molto ambizioso. Senta, si dice che in quasi in ogni casa livornese ci sia un suo quadro. È un po' come succedeva per il Natale, e mi ricordo si trovava dappertutto. Beh, d'altra parte io ho sempre dipinto, dipingo tutti i giorni, sono un curioso, ogni cosa che mi circonda, voglio dire, più o meno ve ne vuole ritrarla. C'ho questa frenesia di curiosità che mi porta a lavorare. Più è che la altro passione. Sai che battuta mi ha fatto un giorno in primavera quando camminavamo nella sua vigna, perché lui fa un vino ottimo. Malacoda è il nome della... Passeggiavamo nella vigna perché cercavamo di mettere insieme il canovaccio su cui costruire questo lavoro, questa mostra, e a un certo punto lui si ferma, si volta e mi fa: lo sai perché pitturo? Perché lo desidero. E nel desiderio, e quindi in questa semplicissima frase, credo ci sia racchiuso veramente l'essenza di tutta la sua pittura e di tutta la sua vita. Flashpoint. L'occhio sulla città. Da Radio Flash.